Massimo, come nasce Circo Incanto? Circo Incanto nasce da un'idea di mio figlio per fare qualcosa di diverso. Con la collaborazione molto preziosa di Ottavio Belli abbiamo messo su questo tipo di spettacolo, è nato Incanto. Ma diciamo che è stato fatto dalla famiglia un salto nel buio, perché comunque questi anni non sapevamo se potevamo riscuotere o meno successo. Diciamo che piace questa forma di spettacolo. Io vengo da una generazione che hanno fatto sempre comunque sia il circo utilizzando gli animali nello spettacolo. Il progetto è nato bene, nel senso che la collaborazione con Ottavio è stata immediata. Ci siamo trovati subito tutti gli artisti, me compreso, veramente splendidamente con Ottavio. Lui si è messo quasi al contrario, lui a disposizione nostra con grande professionalità. È il sogno di un bimbo che si addormenta e comincia il viaggio, il percorso in questo spettacolo, sognando di diventare un circense, ha una morale, insomma, che incentiva tutti i bimbi a non smettere di sognare mai nella vita. Per il Covid è stato... Noi ci siamo trovati nel 2019 a fare le feste su a Frosinone e a marzo, fermi ad Amaseno, bloccati dal Covid, 2 anni lì, fermi, aspettando che si potesse riprendere il nostro lavoro. Io proprio appunto in occasione delle festività natalizie del dicembre 2019 sono venuto per organizzare il matrimonio con Claire, che poi è diventata mia moglie, e avevamo già tutto prestabilito per aprile, invece poi il lockdown proprio un mese prima ci ha, tra virgolette, proprio rinchiuso e non ci ha dato la possibilità di fare il matrimonio, che è stato rimandato poi di un anno, ma poi dopo alla fine ci siamo riusciti e dai, siamo qua adesso, siamo qua e ci divertiamo tra virgolette con il nostro mestiere, tornando a fare il nostro mestiere. Ciao a tutti!